Buonasera! Ciao Nani! Come va? Va molto bene, Vabbè, oggi sono un po' sfasata, non è vero? Ma come? No, invece il fatto che siamo entrati in febbraio. Appunto, c'è stato questo scavallo, diciamo così. Eh no, perché mo piano piano ci avviciniamo alla primavera, alla bella stagione, tornano le rondinelle. Sì, ma una rondine non fa primavera, come diceva il mio professore di matematica, Antonio Salvemini, faccia l'anima. Ma sua però ma non è che possiamo sempre demolire, cioè voglio dire, dai, che cavolo, sono belle le rondine. Quando si allungano le giornate, Nani? Le giornate iniziano ad allungarsi dal 21 dicembre, che è l'equinozio, il solstizio. Allora, quando si cambia l'orario all'orologio, che si mette un'ora avanti, un'ora indietro, quelle cose là, vabbè, e quando? L'ultima domenica di marzo. Ah, quindi, è così la tra regola? Un paio di mesi. Eh sì, l'ultima domenica di marzo. Scusate, aiutatemi, si mette un'ora avanti, un'ora indietro, perché faccio grande confusione. Anche io sempre. Quando si allunga. Avanti. Wow, ci dicono dalla regia che tra un po' salutiamo, che lui è tornato e c'è anche oggi per noi e per voi. Ma soprattutto per me. Mister Federico Semplice! No, ieri l'abbiamo cacciato, io ho detto non si viene più, invece lui non ha detto, può farcela. Sempre insieme, voglio stare con non voi. Non ce la fa, stare... Che cos'è? L'elefante in amore? Stai dando dell'elefante, Federico. Ma infatti, su cioè Federico, questo è riferito a te che stai in amore oppure siamo noi che siamo due pacchi... in grasso? Ci stai dando dei pachiderma? Era il suo saluto. Ma, grazie. È una cosa più delicata, non poteva essere. Vabbè, comunque. Una cosa mail, però vabbè. No, perché noi diciamo sempre una cosa di più. Una cosa mail, comunque no, ciao. Sappi, Federico, che non volendolo hai usato il mio animale simbolico, non perché sono anche per quello naturalmente, però nella mia vita ho sempre incontrato elefanti, non solo gli elefanti, quelli maldestri proprio socialmente, anche verbalmente, no, proprio nella mia vita, da quando ero ragazzina ho sempre trovato degli elefanti, cioè è un simbolo che in realtà dovrebbero in realtà chi c'ha a casa, parlo ovviamente di suppellettili, dovrebbero portar bene. Adesso non si capisce molto bene infatti il fatto di sta proboscide, perché in realtà la proboscide per portar bene dovrebbe stare all'insù. Tutte le cose all'insù portano bene. Ma ve la a me sola, diciamo, dentro. L'hai fatto tu. Ma io sto parlando della proboscide. Probabilmente ti è venuto facile perché dall'altra parte c'è il tuo uomo. Ma i telespettatori volevano sapere dove deve stare l'elefante con la proboscide all'insù per portare bene. Deve stare verso la finestra. Però insomma, dovete sapere che io invece a casa ho l'elefante con la proboscide all'ingiù, che poi sono diciamo un suppellettile che portò mio marito 26 anni fa dalla casa, cioè che era roba sua. E allora che cosa ho fatto io? L'ho messo di culo verso la finestra e devi trovare perché che in giù non dire? Va bene. Come che vuol dire? Perché di tenere alla fine? Buon auspicio, sempre verso la fine. E non lo so, Nani, io in realtà vorrei... Ecco. Noi dobbiamo invitare qualcuno che ci... Ecco, benissimo. oltre qualche dottore che mi aiuti, diciamo, ad aiutare questo soggetto. Ma perché quella lingua fuori quanto è brutta? Nani, dobbiamo invitare qualcuno che ci può togliere... Il malocchio? No, quello che non ce l'abbiamo. Che ci tolga queste curiosità, no? Di queste cose care. vedi? E questa questo lo ricordo benissimo. Avevo sono le cose che faceva Gianluigi, così a passare Utimb, quando la dolce Nani c'aveva la febbre. Però qua stava già a me, stava per tornare. Comunque una spostata. Effettivamente il feedback di chi mi vede probabilmente è bella. Però tutti i primi piani molto belli, noi potremmo fare un pauso. Io mi diverto tanto a usare la mia faccia di gomma. Ma noi lo sappiamo, cioè io lo so, ma anche perché ormai sono 17 anni che la conosco, non è una cosa, e quindi lo so. Però
sono sempre molto contenta. La cosa della quale sono contenta è che quando si va a registrare, io e lei siamo in stanza insieme e devo dire, ci divertiamo molto. Io una rumba freschetto, perché io voglio dire, no, fammi spiegare, perché uno se dopo che una giornata di lavoro, di registrazioni, al freddo, al gelo, la pioggia oppure il sole forte, dici tu lunedì notte vuoi dormire, perché poi alle 7 del mattino capiti devi svegliare, le ruote girano, e invece lei a luna di notte, luna e me, pretende di fare una storia, cantiamo una canzone e la ve le sacciti, perché capito, è divertente, molto, tantissimo, dai, tantissimo, sono simpatica, dai, che simpatica, la cosa bella è che l'ultima registrazione che abbiamo fatto, per fortuna stavamo in uno stesso, diciamo, appartamento, ma in due stanze diverse, sì, quindi non ha potuto fare la scena, perché io vado, allora Nani, ciao Brenna, ma sei andata a dormire? È chiaro, sono andata a dormire. E allora io mi sono messa il pigiama e sono andata in camera sua. Rompa fischietto fo. Lei voleva stare tutta tranquilla a fare la fattoria. Io stavo sulla soglia della porta col mio pigiama di Topolino a parlare con lei. Beh, questa fattoria, questo famoso gioco della fattoria, a me rila, io la sera, anche una la sera, dopo, diciamo, aver soffrito del palo 18 sul lungomare, praticamente, e questa cosa, ovviamente, chi conosce la barzelletta sa a cosa mi riferisco. Stanga. Gioco un pochino così e gli occhi così si appisano e poi mi addormento. Ma infatti io che mi sono presentata sul suo uscio e parlavo, lei stava col telefono così, stava sdraiata col telefono così e io parlavo e lei le calava ogni tanto la palpebra. E dentro di me, ma che sono, stai dormendo? E dentro di me, ma ancora mi accendo. Ma che stai dormendo? No, lui, no, ti sei addormentata, lui. No. E allora stavo dicendo... È divertente, tantissimo. Speriamo che nelle prossime registrazioni non ci sia la doppia camera. Devo fare una richiesta a Uccio, non lo so, che ci a metà dorm praticamente. Attenta a quello che desideri, stai attenta. Chi lascia la via vecchia per quella nuova sa quello che lascia, ma non sa quello che trova. E su questa bellissima massima io saluterei i nostri sponsor. È tornato da noi, sono tornati da noi i Pellicolas, il Molitecnica Boys. Quindi salutiamo Molitecnica Sud. Loro fanno questa cosa che se ne vanno, poi se ne vanno, dici ma da quanto ci mancano quelle due spostate, e tornano, fanno poi come... se ne vanno e poi dici no, non possiamo fare a meno di loro, e tornano, no, fanno come i corteggiatori, capito, sì, quelli esperti, capito, come i pescatori che lavorano un pic tre, brava, e poi come lentano. Il pescatore che lancia la lente e poi sta là e il pesciolino gira, poi lui se la ritira e il pesciolino rimane male e poi la ritira, così fanno. Quindi poi salutiamo invece chi c'è sempre. Salutiamo invece chi ormai da quando è iniziata questa seconda produzione di Prendiamoci la Comica, i supermercati Sigma, il mio supermercato preferito, con la E salutiamo Go Up, ecco. Noleggio piattaforme aeree. Go Up. Infatti le piattaforme aeree sono Go così. Up, vai su, push up. Come sono su, belli i nostri sponsor, e sono solamente nostri. Volevo sottolinearla questa cosa. Solo di noi. Se li volete dovete dare una cosa di più. Una cosa di più. Guardate, come ha detto Giuliano la venerdì, think of more. Bellissimo. Va bene, diamo i nostri numeri, diamo il numero. Allora, numeri. Se volete mandare qualcosa, qualche contenuto audio o video, potreste usufruire, o testo naturalmente, potreste usufruire del nostro WhatsApp, quindi utilizzando il numero 080 501 9998. Se invece, perché io dico sempre che noi siamo una multiservizi e quindi potete contare su di noi, se per esempio quel che viene a lavare le scale si è ammalato perché c'è l'influenza, perché c'è il Covid, sono tutti di cosa, voi chiamate lo 080 501 4668, manderò la dolce Nani che con lì, con verrà, simpatia, non viene con la bicicletta ma viene con la moto.
con i secchi, con la mazza, quelli attaccati così lateralmente, però state attenzione, si cade i secchi dietro e niente, e quindi vi viene a lavare il portone praticamente. Poi metto un vestitino speciale a testa che si mette a lucidare, povera. Ma abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera belle fanciulle, come state? Ma buonasera! Che voce squillante, buonasera! Chi sei? Senti, come state? Io sto via, chiamo da Bari, mi chiamo Carmen. Ciao Carmen, noi siamo come ci puoi vedere, noi siamo sempre, diciamo, Knuckles the Cube praticamente. I think of more. Noi siamo bene. Hai detto chiami da Bari? Sì, chiamo da Bari. Ok, sei sposata? Siete bellissime e soprattutto simpaticissime. Potevi anche evitare quel soprattutto simpaticissime perché mi sento un po' presa che, per come il dire, dietro. No, sei carina, sei bella, praticamente un tipo. Guarda, si passano bene, insomma, stando con voi, insomma, poi si prepara la cena, insomma, è più piacevole, insomma, farlo. Ma a proposito, si prepara la cena, cosa stai preparando? Senti, stasera pollo con le patate e chiacchiere come dolce. Poi al limite vi mando una guantiera con Carmela, i nostri telespettatori vi faccio arrivare. Sono come i politici, i nostri telespettatori. Promesse. No, no, io se faccio una promessa la mantengo. Va bene, allora aspettiamo le chiacchiere in studio, Carmela. Tu scrivi Carmen, se non sbaglio, hai detto, non Carmela. Carmela, come è uguale, ok. Senti una cosa, ma tu sei sposata? Sì, sono sposata. Peccato. Adesso quest'anno faccio il 25 anni di matrimonio. Aiuto! Io li ho già fatti, sono pesante, Carmen, non pensare. Siete delle eroine praticamente. Sì, sì. No, noi ci facciamo di eroina per arrivare anno per anno, diciamo, a stare con i nostri mariti. Bravissimi, sicuramente tuo marito sarà bravissimo. Ma tuo marito è uno che ti aiuta in casa? Sì, mi aiuta, soprattutto la domenica è lui che insomma si mette i fornelli e io le faccende domestiche, ho bisogno per forza di una mano, se vuole, perché lui ama mangiare bene, cioè non è che non so cucinare, precisiamo, però lui è più addetto al pesce, vuole i pacchi rifatti in un certo modo, insomma, e la domenica sì mi aiuta, perché durante la settimana non posso pretenderlo perché comunque lavora. Comunque la domenica sì, è tutto mio, sì. Ci piace questo marito, che poi non tutti sono così, perché vuoi dire che Fede non... No, mio marito assolutamente sì, mio marito non la cucina, mio marito fa altro e mi aiuta, come per esempio se dico, amore devo lavare il balcone, puoi andare a spazzare, quindi diciamo lui va a fare la prima scrematura e io vado a fare la seconda, poi diciamo a lavare. No, io non posso lamentarmi. No, lui questo no, però cucinare sì. Ognuno deve fare quel che si sente di fare. Io ovviamente mi riferivo invece a Kit, che non si sentono di fare proprio nudi, né di cucinare, né di spazzare, né di nulla. Perché mi aiuta. Anche io, per esempio, il marito di mia sorella piccola è anche molto bravo. Ciao Simona, e salutiamo Francesco, che invece lui stira. Sira è bravo queste battute guarda non le accetto e quindi mentre c'è il marito dell'altra mia sorella che è proprio piombo, avete presente piombo e mia sorella non è molto contenta, ma perché lui perde tempo a pettinarsi, perché lui c'è i capelli, c'ha una bella chioma. Francesco ce l'ha, quindi assolutamente no, ma c'è bisogno di una mano in casa, se ci sono i mariti, insomma, chi una cosa chi l'altra, insomma, si ha bisogno, poi specie la domenica, insomma, che più indaffarati, quindi sì, no mi aiuta, sono mi aiuta. D'accordo e sono contenta che tu abbia chiamato e ci hai dato la possibilità di parlare soprattutto a noi donne sposate di parlare di questi mariti che aiutano, mi raccomando, aiutate le mogli, mariti, aiutate le mogli, però poi all'uopo toglietevi dalle scatole perché le mogli hanno altro da fare. Lasciatele libere queste donne di vivere la loro vita, ma date un contributo, perché la mutandina sporca non è detto che debba lavarvela la moglie, giusto? Poi la potrebbe lavare voi, non ho capito, cioè ci sta scritto. Questo è uno dei motivi per cui io non voglio sposare. Non vuole lavare le mutande sporche degli altri. Non esiste proprio, cioè non esiste. Io fare il bucato dell'intimo di un'altra persona, per carità. Va bene, grazie Carmela per averci chiamato. A voi, buona serata. Buona
Buona serata a voi, un bacione grande. Ciao, grazie, ciao, ciao Carmen, ciao. Oh, quando uno ha le idee chiare, è così. E poi vedi il marito, l'aiuta, quindi. No, io a me viene un po' l'orticaria quando penso a queste. E per questo per me siete delle eroine voi, 25 anni. Mamma me, mamma me. Mamma me, e su questo mamma me, che fai queste due donne. Queste due donzelle, belle ma soprattutto simpatiche, cosa fa? Manda la pubblicità! Eccoci! Io sono sicura che li manchiamo loro quando noi non ci siamo. Manchiamo, è chiaro, dici, ma vabbè, è vero, la pubblicità è importante, però quando rientrano quelle due simpaticone, quei due tipi? Oh, ma oggi... come facciamo noi? Quando arriva? Quando mandiamo la nostra rubrica preferita? Ecco, quando oggi la mandiamo? È giovedì, e quindi abbiamo i consigli di Tessa e Wendy! Ciao Wendy! Ciao Tessa! Sei ancora arrabbiata con me? No, ho capito che tu soffri di una sindrome abbandonica estremamente marcata e di conseguenza obblighi tua madre e tutto il suo circolo sociale a starti dietro. Che cos? Sei una che dipende emotivamente, oltre a essere la solita rozza. Wendy, sai che c'è? Le tue parole scivolano sui binari della mia indifferenza. Peccato, volevo ferirti. Quando è così? Che hai fatto domenica? Bah, la mattina ho fatto una passeggiatina con papà Federico, poi lui e mia sorella sono usciti per pranzo e io sono rimasta a casa in pieno relax. Mamma, sai, è uscita con tua madre. E tu? Sono uscita con mamma e zia. Cosa? Già, ci siamo divertiti un sacco. Ho conosciuto un sacco di persone fantastiche e ho anche avuto il permesso di mangiare della carne deliziosa. Non ci posso credere. Già, e non è tutto. Ho giocato tantissimo con tanti bimbi simpaticissimi. Loro mi rincorrevano e poi mi coccolavano, mi lanciavano la pallina. Insomma, una giornata stupenda, ti chiederai, con dei bambini. Sì, poiché sono un Jack Russell, io ho un carattere vivace e adoro giocare. E pare che io sia l'amichetto ideale per loro. Ed in effetti è stato fantastico. Io non riesco a capire perché papà non mi ha portato. Te lo dico io, il motivo principale è che hai una struttura molto delicata, essendo uno spitz di Pomerania, per affrontare una comitiva di bimbi agguerriti. Loro potrebbero prenderti in braccio e farti cadere, mettendo a rischio le tue zampette da passerella di moda. E questo la tua mamma lo sa. In effetti io sono un vero schianto. Blau, blau, blau. E non amerei affondare le zampe in attività stancanti, rischiando di sudare e spettinarmi troppo. Ecco, appunto. Poi ti chiedi perché zia non ti porta. Che c'entra? Questa non è una giustificazione, non è un buon motivo. Ora devo andare. Fammi indovinare, appuntamento focoso? No, me ne vado a cuccia. A riflettere e a leccarmi le ferite al cuore. Allegria. Seneca diceva: non c'è vento a favore del marinaio che non sa dove andare. Non ci andrà molto, ma probabilmente ci andrà. Ciao! Che ridere. Ma probabilmente lei sarebbe davvero così, Madonna. Che ridere. Ma io lo so che quelle due sono proprio così. La mia è una cozza e Wendy invece è raffinata. Non ci possiamo fare niente. E ringraziamo la splendidissima Federica Semplice per la voce della piccola modella Wendy e per il montaggio delle immagini. E ringraziamo invece l'Annabella, perché è giusto dire il nome giusto, Annabella Giordano, per i dialoghi delle nostre cagnoline, per questa fervida fantasia che solamente lei ha, come avete potuto vedere. Beh, sarebbe buffo dire Anna Tipo. Anna Tipo Giordano. Beh, se continua così Annabella sarebbe un po' importante. Se continua così troppo sarà Anna e basta.
Sarà, è un po' troppo importante l'aggettivo. Annabella, certo. Mo, gosce, bro. Annabella. Si accorcerà sempre di più questo Anna nuovo... tipo, Anna, sarà... Anna passabile, Anna tipo, Anna. Ah, a te, è a te. Ah, è a te. E io sì, ma vi devo raccontare una cosa scemissima, non so se l'ho raccontata, però qua, allora, mio fratello, lo devo dire, ciao, intendo, non vuole essere, non mi devi salutare, non mi da fastidio, ciao, saluto, Dendo. No, non ciao ti Dendo, va bene, non ti salutiamo, ciao Dendo. Mio fratello mi ha sempre dato dei nomignoli così carini, così proprio dei vezzeggiativi, dinosauro, praticamente da quando ero bambina lui mi chiama dinosauro, però poi mi ha personalizzato, non lo dico, quello effettivo, quello ufficiale, lo sappiamo in pochi, praticamente da piccola mi chiamava dinosauro. Un pomeriggio, avevo tipo circa 12 anni, andai da casa mia, era una controra, era estate, e dovevo andare a casa di mia nonna che abitava tipo a 200 metri da casa. Andai a casa di mia nonna e la strada che percorrevo era il Viale degli Innamorati, là abitavamo con, cioè la famiglia Giordano abitava al Viale degli Innamorati, madò che bello, madò che romantico, madonna che romantico, e praticamente stavo camminando con la mia gonnellina bianca che vestivo un po' vanigliosa perché sceglieva mia madre, ecco, avete presente, lei decideva quali erano i miei outfit, una deficiente, vabbè, stavo tutta deficiente che camminavo verso casa. A un certo punto sento Dino, mi giro, dimmi, ed era un padre che chiamava suo figlio Dino. Quest'uomo mi guardò, scusa, no, niente, e andai proprio umiliata e vestita male, cioè vestita benissimo secondo mia madre, insomma vestita da deficiente. Ma dov'è che devo fare la domanda per chiedere, diciamo, tre, quattro volte la 104, perché io ripeto sempre, 104 meglio e pic, cioè avete capito, qui c'è da lavorare assaissimo, perché parliamo praticamente dell'adolescenza, della pubertà, ma hai capito la cosa che a me fa ridere da morire, ma è umiliante. Quando tipo sei in mezzo a tanta gente, adesso non ci capita più, però ti è capitato in passato di stare in mezzo a tanta gente e vedere qualcuno che va ciao, che tu sai chi è, e tu ciao, e non è a te. Sì, che poi abbassi quel braccetto pensando di aver fatto una brutta figura, però sempre fatto così, ciao, poi mi rendevo conto. Ancora peggio, ma credo che non capiti solamente a noi, che sia capitato a molte persone. Io invece, a proposito di brutte figure, perché in realtà no, io le facevo da solo senza che qualcuno chiamasse, mi ricordo scuole medie, quindi ero anche un po', insomma, grandicella, e avevo questo vestito bellissimo che mi piaceva tantissimo. Io non mettevo molti vestiti, mettevo i pantaloni con i maglioncioni sopra, sempre per coprire, diciamo, le nostre grazie, le grazie. E tornando, diciamo, da scuola, questo vestito però era un po' stretto sotto, arrivava, diciamo, al ginocchio più o meno, però era un po' quindi stretto. Quindi camminavi così? Sì, praticamente, come una deficiente, praticamente, arrivai al marciapiede per salire, che mancava veramente, veramente poco, però io pensando di poter allungare la gamba, detti lo scatto, ovviamente la gamba, non il piede, non arrivò mai sul marciapiede, e cadi con il mio bellissimo vestito proprio naso marciapiede, una figura di M grossissima, con la cartella bellissima, poi in una sorta mondane, perché non sono mai stata, diciamo, un elfo. No, dai, ti prego, no, dai, aspetti, tra un po' che abbiamo finito, perché mi sono ricordato un'altra cosa. Però, e vedi, ogni tanto noi dovremmo raccontare le nostre figure di M, fare una rubrica figure di M. Praticamente, ti ricordi l'Ecstasy, la discoteca? Ok, io il pomeriggio, era la domenica, che era il pomeriggio per i ragazzini, mamma che ridere, e praticamente là c'era una scalinata e io avevo mia madre mi aveva comprato un paio di pantaloni di velluto liscio, sai, quelli stretti, quelli sì. E io mi sentivo una gran figa, praticamente ero in cima alla scalinata del primè, c'era un sacco di gente, e io iniziai a scendere questa scalinata al secondo gradino, patapom, e cadi, arrivai giù con la gamba che per miracolo si è fratturata, piegata indietro con un buco sul ginocchio pazzesco, mi alzai subito e con molta nonchalance, piccando un po', andai in bagno a piangere.
che ride. Mannaggia, è già finita. Siamo arrivati alla fine. Però adesso le raccogliamo un po' tutte e almeno una al giorno, un giorno sì, un giorno no, vi mettiamo al corrente delle nostre belle figuracce. Però nel frattempo, aiuto, essendo arrivati addirittura ad arrivo, lei continua a ridere, io manderei le pirle di Osvaldo. Nasce sempre un po' ogni giorno. Che cacchio vuole questo, madonna. Con immensa gratitudine. Ma soprattutto per ogni la moglie, credo. Impara a volare alto sempre di più. Ah, perché anche però, quando il cielo fa paura, tu ormai non puoi più farne a meno. Grave. Così come una fenice dondola fra due alberi. Ah, beh, certo, perché le fenici dondolano, sono conosciute per quello. Rami e foglie di tristezza. No, 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 così come un cavaliere al ritorno dalla sua crociata. È tutto molto interessante. È logico, Osvaldo, soprattutto. E ce l'ho sempre caldo. Se ce l'hai veramente caldo e tu chiami la fenice in causa, sì, speriamo che ti bruci pure tu. Ma senza risorgere dalle tue ceneri. Mi non picla capito ghiaccio, chissà, diciamo, abbiamo un effetto contrario. Ridere. Vabbè, purtroppo ci dobbiamo salutare perché siamo proprio sul filo di lama. Va bene. Grazie per essere stati anche stasera con noi. Sì, grazie, ci vediamo domani. Grazie Nani. Addio, buona serata. Sempre. E ci vediamo in replica alle 13. Ciao.